mercoledì 23 maggio 2018 presso la Galleria La Nuova Pesa in Via del Corso a Roma, all'interno di Idea della Filosofia, la serie di incontri seminariali tenuti da Lucio Saviani e organizzati dalla Società Filosofica Europea di Ricerca e Alti Studi, si è svolto il dialogo tra Lucio Saviani e Francesco Leggio in merito alla rivista annuale di filosofia Azioni Parallele, Quaderni d'Aria numero 3 2016, edita da Aracne Editrice. Il dibattito ha coinvolto anche la redazione della rivista Azioni Parallele, già vincitrice della 10ª edizione del Premio Nazionale di Filosofia Le Figure del Pensiero nella sezione Rivista Filosofica. La rivista Azioni Parallele riprende, declinandolo al plurale, Azione Parallela, il nome del gruppo in cui confluirà il protagonista di L'uomo senza qualità, il monumentale romanzo incompiuto del grande scrittore austriaco Robert Musil. Un'opera dove il romanzo si mescola col saggio e profondamente permeata dalla filosofia, in particolare da quella di Friedrich Nietzsche. La rivista Azioni Parallele, edita da Aracne Editrice, vuole delineare musilianamente segmenti e profili, campi e ombre del presente minacciato dall'estinzione dei propri strumenti di rappresentazione e rilevare al contempo la filosofia come arte di svelamento e di scavo che porti anche ad una pratica di saggezza e di ben vivere. A discutere della pubblicazione nel corso del suo seminario, il filosofo, saggista e professore universitario Lucio Saviani, uno dei massimi esponenti delle ermeneutica in Italia, tradotto in Europa e in America, socio fondatore della Società Filosofica Europea di Ricerca e Alti Studi e della Scuola Superiore Internazionale di Studi Filosofici. L'incontro di oggi aveva per titolo Mediterranei, partiva da una riflessione generata dagli articoli, dai saggi contenuti in una rivista che si chiama Azioni Parallele, e questo numero della rivista è dedicato al Mediterraneo. Oggi il Mediterraneo può rappresentare per la filosofia un modello di pensiero, di approccio alla realtà e anche al vivere insieme, e così come il Mediterraneo può a sua volta possa essere accostato, proprio come fanno le imbarcazioni nel Mediterraneo, possa essere accostato da una riflessione di tipo filosofico che abbia a che fare con i temi dell'ospitalità, dell'identità multipla, e in questo modo anche il Mediterraneo può dare un'occasione di riflessione su un modello di globalizzazione o di un senso da dare a questo termine, a questa realtà. Ospite dell'appuntamento, il professore dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, UNINT, Francesco Leggio. Alla discussione filosofica ha partecipato anche il ricercatore e docente di liceo Aldo Meccariello, direttore della rivista Azioni Parallele. Oggi certo la riflessione filosofica urge, è necessaria proprio per ripensare nuovamente il Mediterraneo anche come spazio politico, spazio di accoglienza, spazio di ospitalità. E tutti i giorni vediamo barconi che solcano le rive del sud del Mediterraneo e noi pensiamo che bisogna un po' fuoriuscire da questa, diciamo, dalla retorica che vede solo il Mediterraneo mare solcato dai barconi di migranti. Pensiamo invece che bisogna costruire una politica dell'accoglienza, bisogna favorire scambi di popoli, di culture, di religioni e soprattutto costruire anche un grande progetto politico, una federazione di popoli, una federazione di persone di buona volontà che si mettono insieme e rimuovano per sempre la conflittualità, scaccino per sempre anche i luoghi comuni. Al tavolo anche l'architetto e docente di storia dell'arte al liceo Andrea Bonavoglia, che dal 2014 codirige Azioni Parallele, occupandosi in particolare di arte e architettura del Novecento. Presente all'evento il dottor Giuseppe D'Acunto, docente di filosofia del linguaggio presso l'Università Europea di Roma e membro del comitato di redazione di Azioni Parallele.
Altro membro della redazione è il saggista e scrittore Antonio Infranca, docente di filosofia in Italia, Argentina e Spagna. Ha partecipato all'incontro anche il docente di filosofia al liceo Massimo Piermarini, membro del comitato redazionale della rivista annuale Azioni Parallele, edita da Aracne Editrice.